immagini quanto sia stato grande. Oddio, questa canzone! Ma chi la cantava? Carlotta! Frena, che voglio andare al mare. Frena, dai, gira per il mare. Ho voglia di sentire sulle labbra il sapore del sale, far l'amore con te. Alzi la mano chi ricorda ancora questo ritornello, ma soprattutto quel video con un maggiolone giallo veramente orrendo. Era il 2000 quando una giovane cantante di Amelia, Terni, sforna quello che sarà il tormentone estivo dell'anno. È il 3 novembre 1975 quando a Roma nasce Carla Quadraccia, in arte Carlotta, cresciuta poi ad Amelia. Sin da giovanissima si appassiona al canto e alla musica, ma sarà solo verso i 16 anni quando Carla inizierà a suonare in alcune band locali, girando in Lazio e l'Umbria. La svolta non tarda ad arrivare. È il 1998 quando le viene offerto un contratto discografico con la Carosello Records, e da lì il successo è stato un attimo. È il 2000, l'anno del giubileo dei giovani, della mucca pazza, ma soprattutto di quell'incredibile vestito verde Versace indossato da Jennifer Lopez in Waiting for Tonight, aspettando appunto l'anno 2000. È in quel momento che Carlotta sforna l'album Smack, accompagnato dal singolo Frena, per l'appunto, che otterrà tra gli altri la vittoria a Un disco per l'estate. Una curiosità, oltre a far ballare mezza Italia, il brano diventerà la colonna sonora di una campagna indetta dal Ministero della Salute. E poi cosa succede nella vita di Carlotta? Nel marzo 2001 partecipa al Festival di Sanremo sezione giovani con il brano Ottiene soltanto il 5° posto. Nel giugno dello stesso anno partecipa alle trasmissioni TV più famose con il brano. L'anno successivo fa uscire il singolo che raggiunge in fretta le vette delle classifiche radiofoniche. L'ultimo singolo è datato giugno 2003 ed ha come titolo L'ultima apparizione di Carlotta risale al 2009 nell'evento Amiche per l'Abruzzo allo stadio San Siro, dedicato alle vittime del terremoto dell'Aquila. Sì, ma cosa fa oggi Carla? Carla è docente del corso interpreti presso il CET di Mogol in Umbria ed è production manager per l'etichetta discografica Giuro SRL, che con questo nome spero abbia contattato Ambrangiolini. Lo volete un gossip? Bene, Carla Quadraccia è sposata con Giuseppe Anastasi, che è l'ex storico di Arisa, con cui tra l'altro ha avuto un figlio dal nome Vittorio. Oltre a Carlotta, vi vengono in mente altri personaggi degli anni 2000 che vi hanno fatto sognare? Di chi altro vorreste seguire le tracce? Commentate questo video e fatemelo sapere, che io arrivo.